prima domanda a cui vorrei cercare di rispondere è semplicemente perché Pilato? Cioè perché quest'uomo, il prefetto della Giudea tra il 26 e il 36, si è imposto a un certo punto con tanta forza alla mia attenzione che ho dovuto interrompere un libro che stavo scrivendo e non ho avuto pace finché non ho portato a termine in qualche mese di lavoro frenetico questo piccolo libro di cui sono venuto a parlarvi. E credo che con altrettanta forza si fosse imposto un grande scrittore, Bulgakov. Ricorderete, credo, il capitolo su Pilato del Maestro Margherita. Questo capitolo straordinario che non è scritto, almeno nella finzione, da Bulgakov, ma da Satana stesso. E quindi perché Pilato? Beh, ci sono tantissime ragioni. La prima ovvia ragione è il fatto che il suo nome, Ponzio Pilato, tra l'altro Pilato significa l'uomo con la pila all'ancia, ma più probabilmente l'uomo con le pile, un bel lettuccio a forma di cono. Comunque questo nome, Ponzio Pilato, è l'unico nome accanto a quello di Gesù e della Vergine Maria che figura nel credo, cioè nel simbolo in cui i cristiani hanno compendiato tutta la loro fede. Cioè questo nome di un pagano, che non c'entra, non ha alcuna ragione di avere questa dignità, compare nel credo, come sapete, no? Crocifisso sotto Ponzio Pilato, crocifisso per voi sotto Ponzio Pilato. E naturalmente qui, perché appunto compare questo nome, sì, la prima risposta ovvia è, si trattava, sapete che il cristianesimo è una religione storica, i fatti narrati dai Vangeli sono fatti storici, e quindi Pilato si può pensare serviva a datare l'evento storico della passione, della crocifissione. Ed è per questa ragione che i padri lo introdussero nel 381 nel simbolo di Costantinopoli, appunto. La prima redazione del credo lo ignora, è soltanto nella seconda redazione che compare il suo nome. Ecco, però anche qui una domanda, ma perché proprio lui e non per esempio, come si usava per datare, l'imperatore Tiberio? Perché non dicono crocifisso sotto Tiberio, come sarebbe stato più normale? E questo credo, appunto, la prima risposta è perché Pilato nei Vangeli non è soltanto un nome, è forse il solo vero personaggio dei Vangeli, un personaggio in carne e ossa, e le altre figure sono in qualche modo sempre santificate come Giovanni Battista o gli Apostoli, oppure escono un momento dalla folla che circonda Gesù o per fungere da esempio come il buon samaritano o a seta profezia come Lazzaro che risorge, appunto. Invece Pilato ha uno statuto speciale, non ha nessuno di questi motivi, è qualcosa di meno, ma insieme è molto di più. È un uomo di cui conosciamo il carattere, le esitazioni, la paura, il risentimento, il sarcasmo, l'ombrosità, l'ipocrisia, come quando ricordate nella narrazione di Matteo, si lava le mani per purificarsi dal sangue di quel giusto. Inoltre, come ricorderete anche, l'autore di battute memorabili, no? A cominciare dalla famosa "Che cos'è la verità?". Ma Gesù che vuole testimoniare la verità, Pilato risponde: "Ma che cos'è la verità?". Oppure come il motto con cui mette a tacere gli ebrei che gli chiedono di cambiare l'iscrizione sulla croce, e Pilato risponde: "Quel che ho scritto, ho scritto". O infine, prima al momento di consegnare Gesù al supplizio, le parole fatidiche: "Ecce homo, ecco l'uomo". Pensate quante cose, tanta pittura, quanta poesia, quanto pensiero è nato da questa frase. E quindi le ragioni per l'interesse non mancavano certo, per questo Nietzsche ha potuto scrivere che Pilato è l'unica figura dei Vangeli che meriti rispetto, la sua polemica contro i Vangeli. Quindi c'erano delle altre ragioni, ma nello stesso tempo c'era qualcosa di più che mi spingeva appunto a rileggere i testi, perché mi pareva che nell'incontro fugace che dura 6 ore, sappiamo dal primo mattino all'ora sesta,
questo incontro fra Pilato e Gesù è in questione, almeno così mi pareva, un evento enorme, no? Un evento inaudito, al di là del dramma già enorme della passione e della redenzione, no? Quel che è in questione è il fatto che due mondi si stanno di fronte, no? Tra questi due personaggi, l'uno è il vicario di Cesare, il quadro di Tiziano che rappresenta Pilato e Gesù. Pilato è riccamente vestito con un grande cappello appunto a forma di cono ornato di pietre preziose, la mano inanellata talmente aperta avanti, e Gesù invece legato, inerme. Proprio tra questi due personaggi stanno di fronte due mondi inconciliabilmente e immediatamente di fronte, come ha detto Spengler, il mondo dei fatti e il mondo della verità. Ma nemmeno questo basta, non c'è ancora di più. Questo, in fondo, questo pretorio di provincia non era una grande, per l'impero romano la Giudea non era un posto centrale, no? In questo pretorio di provincia si fronteggiano non soltanto i fatti e la verità, ma come mai altrove nella storia del mondo, mi pare, l'eternità incrocia in questo punto esemplare la storia, il temporale viene traversato dall'eterno. Quindi questo che mi premeva di capire. Qual è il senso di questo incontro tra il profano e il divino, il temporale e l'eterno? Però appunto, man mano che lavoravo su questo tema, mi sembrava che a questo enigma se ne aggiungesse un altro ancora più enigmatico, in un certo senso, ancora più oscuro, in cui Pilato è proprio l'elemento decisivo. La domanda era: perché l'incontro, l'incrocio tra questi due mondi, questi due diversi, divino, umano, temporale e eterno, perché questo incontro prende la forma di un processo? Perché, come sapete, di un processo si tratta. Perché Gesù deve sottoporsi a un processo? Perché questo incrocio tra i due mondi ha la forma giuridica di un processo? Ecco, man mano appunto che lavoravo, sempre più questo era che diventava il problema centrale, no? Il fatto appunto che Pilato è il giudice, Gesù l'accusato. Cioè, l'incontro questi due mondi ha la forma, in apparenza inspiegabile, di una crisis è il termine greco per giudizio di un processo. Ci tornerei su questa parola. Perché un processo? Perché questo evento decisivo della storia umana ha la forma di una crisis? E naturalmente la prima cosa da fare per rispondere a questa domanda era tornare a leggere i testi parola per parola. Anche se uno si poteva pensare che in fondo questi testi dovremmo conoscerli a memoria, no? Ma non basta mai. Io da ragazzo ho ancora conosciuto in una piccola isola del Mediterraneo delle vecchie che recitavano a memoria il Vangelo cantilenandolo, ma temo che non sia più il caso oggi. Io seguirò adesso quindi brevemente, molto brevemente, cerco di ricostruire i fatti, il processo. E nel seguendo la narrazione di Giovanni, che come sapete rispetto ai sinottici è molto più ampia e dettagliata. Ecco, innanzitutto un primo fatto, che questo incontro ha una forma drammatica, il processo ha una forma quasi teatrale, scandita, che Giovanni scandisce in 7 scene, segnalate ogni volta dal un dentro e un fuori, dalla formula Pilato uscì fuori, Pilato rientra nel pretorio. Questo è un fatto anche curioso. Quindi questo processo non ha un luogo, è un vai e vieni tra due luoghi, c'è un drammatico e teatrale entrare e uscire. Come vi ho detto, conosciamo la durata di questo dramma, 6 ore. E vi riassumo molto brevemente le 7 scene. Allora, nella prima, poiché i sacerdoti del Sinedrio che hanno consegnato, non dimenticate questa parola consegnare, Gesù e Pilato non vogliono entrare per non contaminarsi per il pasto pasquale, siamo alla Pasqua. Pilato esce fuori
chiede: qual è l'accusa che portate contro quest'uomo? Categoria, non il termine greco per l'accusa. Secondo la legge romana, secondo il diritto romano, il processo deve cominciare con l'iscrizione dell'accusa, che deve essere precisa e non calunniosa. I sanedriti non rispondono, ma si limitano a dire: se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Quindi è del tutto coerente con il diritto romano, che agisce come un giudice. Pilato allora a questo punto respinge l'ingiunzione e ordina agli ebrei di prendere l'accusato e di giudicarlo secondo la loro legge. Gli ebrei replicano: a noi non è permesso uccidere, e questo segna un primo cambiamento. Pilato nel corso di queste sette scene cambia, oscilla continuamente da una posizione all'altra. E questa replica produce un primo cambiamento in Pilato. Pilato deve evidentemente aver interpretato questa replica come se implicasse l'accusa di un crimine di lesa maestà. Il crimine di lesa maestà era un crimine contro il popolo romano e la sua sicurezza, che prevedeva appunto la punizione con la morte, con la crocifissione o con le pente. Seconda scena, Pilato rientra nel pretorio. Qui avviene il primo interrogatorio tra Pilato e Gesù: sei tu il re dei Giudei? Comincia questo dialogo sul regno su cui sono state scritte pagine interminabili, e come sapete l'avvento del Messia dell'unto coincide nella tradizione ebraica con la restaurazione del regno. A questa domanda Gesù risponde in modo ambiguo, nega e insieme afferma. La risposta è infatti: il mio regno non è di questo mondo. Quindi sono un re ma non di questo mondo. L'ambiguità non sfugge a Pilato, che curiosamente quindi subito gli chiede: dunque tu sei re? La risposta di Gesù sposta il discorso dal regno alla verità. Tu dici che io sono re. Io sono nato e sono venuto al mondo per questo, per testimoniare la verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. E qui Pilato pronuncia appunto quella che è stata definita la battuta più sottile di tutti i tempi, che dice: che cos'è la verità? Questa frase è stata spesso interpretata, a partire anche già da Nietzsche, anche lui, come un sarcasmo con cui un romano annienterebbe il Nuovo Testamento. Però io credo che se invece la si restituisce al contesto, che è un processo, allora tanto la domanda di Pilato su che cos'è la verità, tanto l'affermazione di Gesù: sono venuto a testimoniare della verità, non è affatto fuori luogo. Che cosa si fa in un processo se non ricercare la verità e testimoniare della verità? Terza scena, fuori. Pilato esce e dichiara ai sanedriti: io non trovo in lui alcuna colpa, ma voi avete usanza che io vi liberi qualcuno per la Pasqua. Volete che vi liberi il re dei Giudei? Qui, secondo il diritto romano, Pilato non avrebbe dovuto procedere così, avrebbe dovuto o assolvere l'accusato, se lo riteneva innocente, la formula era l'absolvo, o mi detto che non fecisse, oppure aggiornare il processo, dire: non dico, servono ulteriori informazioni. Invece, stranamente, ricorre a questo espediente della amnistia pasquale. Fino alla fine, ecco questo è un dato costante, Pilato cerca tenacemente di evitare la pronuncia del verdetto. Quindi, di nuovo, gli ebrei vanificano il suo espediente gridando: non lui, ma Barabba. E a questo punto, non Giovanni, ma Matteo, c'è l'episodio della vacca del mare. Quarta scena, dentro. Pilato fa un altro tentativo per evitare il giudizio, prende Gesù e lo fa flagellare. La flagellazione era una pena accessoria alla crocifissione, ma Pilato, con uno dei suoi gesti contraddittori, se ne serve come punizione per un reato minore, sperando che i sanedriti siano così soddisfatti. Luca lo dice chiaramente: lo farò castigare e poi lo metterò in libertà. Quinta scena, fuori. Esce portando Gesù. Ecco, ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa. Porta fuori Gesù, con la corona di spine sulla testa, la canna in luogo di scettro e il mantello di porpora che i soldati gli hanno messo per scherno, e pronuncia la celebre frase: ecco l'uomo, ecce homo.
si vedete, continua a Sistina a gridare: crocifiggi, crocifiggi. Pilato fa un ultimo tentativo, dice ancora: prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui colpa. Stessa scena, di nuovo dentro, e questo inaspettatamente. Pilato rientra con Gesù, nuovo interrogatorio di Gesù. Da dove sei tu? Gli chiede. Gesù non risponde, e Pilato è nervosito: non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti, il potere di crocifiggerti? Qui Gesù risponde: non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo colui che mi ha consegnato, sempre la consegna, a te ha un peccato più grande. Questa risposta è importante perché, se ci riflettete, significa che Gesù riconosce l'autorità di Pilato. Non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dall'alto, quindi gli è stato dato il potere. Gesù riconosce il potere legittimo di Pilato. Pilato cerca ancora una volta di liberarlo, ancora una volta i sinedriti gridano: se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Questo sembra essere l'argomento decisivo, no? E dicono: guarda, questo può farsi re, quindi si oppone al potere di Cesare. Ultima scena, all'avvenimento. Vi leggo il testo perché nella sua stupenda laconicità non avete più letto. Sentite queste parole: Pilato condusse fuori Gesù e sedette sul seggio nel luogo chiamato Litostratos, significa il pavimento di pietra, in ebraico Gabbana. Era la preparazione della Pasqua, intorno all'ora sesta. Pilato disse per lei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: crocifiggerò il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora egli lo consegnò perché fosse crocifisso. Lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Sempre questa formula che in greco è parenoche, consegnò. Uno studioso, tanto del diritto ebraico che di quello romano, Elias Winkerman, ha osservato che il fatto che solo a questo punto Pilato si siede, si sedette sul seggio del luogo chiamato Litostratos, il greco è bema, è il termine del seggio in cui si siede il magistrato, latino, la traduzione latina è infatti tribunal. Appunto, secondo Winkerman, il fatto che solo a questo punto Pilato si siede vuol dire che tutto il dibattito precedente non ha carattere processuale, perché un delitto di lesa maestà che implica la pena di morte, secondo il diritto romano, doveva essere discusso nella forma solenne, formale, protribunale. Man mano però, appunto, che continuavo l'analisi del testo del Vangelo di Giovanni, diventava sempre più evidente per me che non soltanto, come sostiene Winkerman, il dibattito precedente non era stato un vero e proprio processo, ma che nemmeno alla fine, al termine della sesta ora, il giudice ha pronunziato una sentenza, un verdetto, un giudizio. Pilato non emette una sentenza, si limita a consegnare loro Gesù perché fosse crocifisso. C'è questa formula parenochen, consegnò, che è identica non soltanto in Giovanni, ma in tutti i quattro Vangeli. Pilato consegna Gesù ai sinedriti. Questo verbo greco paradidomin, consegnare, nella Vulgata tradotto tradere, ha un posto speciale in tutta la narrazione della passione di Gesù ed è veramente un termine chiave. Il primo atto di questa è tutta la storia di una consegna, si potrebbe dire. Il primo atto della consegna è la scena in cui Gesù, e in cui, scusate, Giuda, baciando Gesù, lo consegna, sempre lo stesso verbo, mi pare che è sinedriti. Sapete che per questo Gesù è per eccellenza, Giuda è per eccellenza il consegnante, tradito. Sapete, no, che il significato di tradire moderno viene dal consegnare, tradire in latino significa solo consegnare, ma siccome Giuda è per eccellenza il consegnante, il traditore, il verbo notato. Quindi il primo atto di questa consegna è il momento in cui Giuda lo consegna ai sinedriti. A loro volta gli ebrei, con i testi, consegnano Gesù a Pilato, e alla fine del dramma Gesù, scusate, poi Pilato
lo consegna di nuovo ai suoi diritti, e alla fine veramente del dramma, Gesù spirando dice il testo: consegna lo spirito, parelloche, sempre lo stesso termine. In questione sempre, quindi in tutta questa storia, è in questione una tradizione, una consegna. Sono state scritte molte cose anche su questo, no? Che in questione è solo una consegna. Ecco, però è certo che in ogni caso, in tutta la narrazione del processo, mai si trova qualcosa come una sentenza. È sempre soltanto questa consegna. Fino all'inizio Pilato, del resto, non aveva fatto che tergiversare, ricordate, cerca di evitare a tutti i costi di dover giudicare, di pronunciare il giudizio, lo rimanda a Erode all'inizio, sollevando una questione di competenza, poi fa flagellare l'accusato per sottrarlo all'accusa. Solo alla fine lo consegna, senza però pronunciare la sentenza. Quindi è stato un processo, magari un simulacro di processo, ma questo non si è concluso con un giudizio. E questo rileva il mio problema ancora più oscuro, no? Infatti, che cos'è un processo senza giudizio? E ancora di più, che cos'è una pena, la crocifissione, no? Che è la pena cui Gesù si sottopone, se non consegue un giudizio? In certo senso, quindi, Pilato, il prefetto della Giudea, non ha pronunciato un giudizio su Gesù. Gesù, il cui regno non è di questo mondo, si è sottoposto al potere legittimo di Pilato, ma Pilato non ha pronunciato il giudizio. Un grande giurista italiano, che è anche un grande scrittore, Sebastiano Satta, ha scritto nel 1968 un bellissimo libretto che vi consiglio, se avete tempo di leggere, che si chiama Il mistero del processo. Era uno specialista di diritto processuale. È forse la più acuta riflessione che un giurista abbia mai fatto sulla sua materia. Santa si chiede che cos'è il processo, che cosa tende un processo, e risponde: è del tutto fuorviante rispondere, come si fa di solito, che il processo tende all'attuazione della legge, alla ricerca della giustizia, a trovare la giustizia, la verità. Satta sa benissimo e risponde: se ciò fosse vero, non si comprenderebbe la forza del giudicato che completa una sentenza indipendentemente dal suo essere giusto o ingiusto. Non puoi sapere che una sentenza si passa di giudicato, non importa più se fosse sbagliata o giusta o non giusta. Quindi Santa trae la conseguenza che se ci deve essere uno scopo al processo, questo non può essere altro che il fatto di pronunciare un giudizio, non un giudizio vero o falso, un giudizio. La pronuncia di un giudizio deve essere indicata in cui la sentenza si sostituisce alla verità e alla giustizia, è il fine ultimo del processo, dice Santa. Però dice anche: questo non è uno scopo esterno al processo, perché il processo dall'inizio alla fine non è altro che, come si diceva appunto, il termine processo viene da processus iudici, è il processo di formazione del giudizio. In questo senso, quindi, è un atto che in se stesso il suo scopo non ha uno scopo. E questo, dice Santa, è il mistero del processo, che è lo stesso mistero della vita, che procede e si svolge anch'essa senza scopo e senza sosta, finché per un attimo si arresta per sottoporsi al giudizio. E di quest'atto senza scopo, dice Santa, gli uomini sembrano aver fatto, viene attribuito una natura divina, no? Sono dati in balia a questo giudizio. Ecco, allora, se questo è vero, se Santa ha ragione, credo che abbia ragione, un processo senza giudizio come quello di Pilato e Gesù è una contraddizione in termini. Questo è tanto vero che i codici moderni, a cominciare dall'articolo 4 del Code Napoleone, sanciscono l'obbligo per il giudice di pronunciare il giudizio, no? Dice il Code dell'articolo 4, il giudice che si rifiuterà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità e insufficienza della legge potrà essere perseguibile in quanto colpevole di diniego di giustizia. Vedete, quindi il processo deve finire in un giudizio, almeno per noi moderni. Ecco, quindi questo evento decisivo della storia dell'umanità, l'incontro, lo scontro fra i due mondi, l'umano e il divino, il temporale e l'eterno, ha la forma di un processo che non è veramente tale, perché non si conclude con un giudizio. Se non vi è stato il giudizio, anche la pena, la crocifissione, non è una vera pena. E come processo è qualcosa per cui è difficile trovare un nome. Pascal
Pascal ha scritto una cosa molto profonda, ha scritto: Cristo ha voluto essere ucciso nella forma della giustizia, perché questa è la morte più ignominiosa. E però allora, ancora più ignominiosa è la morte che non consegue a un processo, perché non c'è stato giudizio, cioè, però pure segue un processo senza giudizio. Ed è questa, quanto sembra, la morte che Gesù ha scelto di subire. È un po', se ricordate il processo di Cantica, è un po' come la morte del protagonista del processo, no? Anche qui non c'è assolutamente una sentenza, addirittura forse non c'è mai stato nemmeno il processo, e tuttavia alla fine il coltello, la scena finale, il coltello del carnefice penetra nel cuore di Joseph Campbell, no? Che dice che gli parla che la sua vergogna di essere sopravvissuta, quindi una morte veramente ignominiosa. Allora, se questo è vero, e mi pare che sia teologicamente vero, perché non si è voluto vedere questo fatto evidente quanto imbarazzante? Invece sempre si è visto il processo di Pilato come un processo che termina con una sentenza di condanna a morte. Cioè. Ecco, io credo che non si tratti di una negligenza di lettura, di alla base una fondamentale ragione teologico-politica che, per esempio, tra tanti autori, Dante esprime con chiarezza nel De Monarchia. Dante nomina Pilato nel De Monarchia e dice che perché l'umanità fosse riscattata dal peccato attraverso la crocifissione era necessario che Cristo fosse sottoposto al giudizio del giudice legittimo, che avesse la giurisdizione su tutto il genere umano. No, è questione che è la redenzione di tutto il genere umano, e quindi era importante che Gesù subisse una condanna da un giudice che rappresentava un potere su tutto, come l'impero romano. Un tale giudice poteva essere quindi soltanto un rappresentante dell'impero romano, cito Dante: se pertanto Cristo non avesse subito il giudizio di un giudice legittimo, la sua pena non sarebbe stata una punizione. Il giudice legittimo poteva essere solo quello che aveva la giurisdizione su tutto il genere umano, in modo che il genere umano fosse punito nella carne di Cristo. E Tiberio Cesare, di cui Pilato era vicario, non avrebbe avuto la giurisdizione se l'impero romano non fosse stato legittimo. Come vedete, c'è proprio una ragione teologico-politica. Dante si tratta di giustificare il potere dell'impero e quello della Chiesa, non come pari di fronte all'altro, ma legati da questo fatto, no? Che è un processo di Gesù. Questo incontro tra questi due poteri. Quindi Dante però non fa che riprendere un più antico motivo che era stato elaborato dai padri a partire dal momento in cui c'è l'alleanza tra la Chiesa e l'impero, no, con Costantino. Quindi Eusebio, uno dei grandi padri della Chiesa, che è stato ironicamente definito il parrucchiere della parrucca di Costantino, e poi il Pirolo, Ambrogio, Crisostomo, sviluppano tutti questo motivo. È importante che l'impero romano sia un potere legittimo su tutta la terra, perché in questo modo Cristo, sottoponendosi a questo potere, no, può redimere l'intera umanità. Addirittura diventa importantissimo in questi autori il fatto, come ricorderete, che quando, al momento della nascita di Gesù, Augusto proclama un editto di un censimento di tutta la popolazione dell'impero, e quindi Cristo, che si è fatto uomo, risulta, è iscritto, censito come uomo nel censimento di Augusto. E questo appunto ancora una volta stringe insieme, in prospettiva teologico-politica, i due mondi, i due poteri. E credo che sia anche questa la ragione per cui Pilato è stato incluso nel credo con San Pietro Lontano, non soltanto perché storicamente era una data importante, ma anche perché il potere, che ormai era un alleato nella Chiesa, di figurarsi. Se però Pilato, come nella mia ricostruzione, non ha emesso un giudizio legittimo, allora questo appuntamento tra il vicario di Cesare e Gesù, tra la legge umana e il divino, tra la città terrena e quella celeste, viene a cadere, perde la sua ragione d'essere. E credo che venga a cadere appunto ogni possibilità di una giustificazione teologico-politica, di una teologia politica cristiana, no? La giustificazione teologica del potere profano. E quindi siamo ricondotti davanti a un altro mistero, che non è quello del processo del giudizio, ma quello del processo senza giudizio.
processo in cui nessuna delle due parti può giudicare. Quando Santa dice mistero, il processo mistero, il mistero viene inteso nel senso di origine della parola in greco, cioè un dramma, quasi teatrale, no? Il mistero sì, era una specie di pantomima a cui l'iniziato assisteva, che aveva una scena, una vicenda celeste, divina, in cui la sua esperienza poteva proiettarsi. No? Ecco, però questo non avviene, i due mondi sono separati. Non c'è giudizio. È ovvio che non c'è giudizio da parte di Gesù, perché questo è del tutto coerente, non solo con la sua posizione di imputato, ma anche con le sue parole. No? Ricorderete la critica radicale di ogni giudizio, no? Che è parte essenziale dell'insegnamento di Gesù. Cito Matteo 7,1, non giudicate né critiche, affinché non siate vendicati. Qui fanno eco le parole di Paolo nella lettera ai Romani, me credo, non giudichi. E nel Vangelo di Giovanni con ancora più forza, c'è proprio un fondamento teologico di questo divieto che è affermato con chiarezza. E Giovanni 3,17, Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicarlo, ma per salvarlo. Ecco qui c'è quindi il monito, non giudicate, ma qui la sua ragione, l'Eterno non vuole giudicare il mondo, vuole salvarlo. Almeno fino alla fine dei tempi, giudizio e salvezza si escludono a vicenda. Se questo è vero, perché colui che non giudica dovrebbe essere sottoposto al giudizio legittimo di un giudice? Nel regno eterno, essere consegnato al giudizio del regno eterno. Come vedete, la vicenda si fa, questo incontro si fa sempre più enigmatico, no? Giudizio da parte di Gesù non ci può essere, lui però si sottopone a un potere in cui sembra di conoscere l'autorità e questo potere anche lui non giudica. Quindi Pilato e Gesù, il vicario del regno montano e del celeste, si stanno uno di fronte all'altro nel pretorio di Gerusalemme. Tra l'altro gli archeologi hanno creduto di identificare nei loro scavi questo luogo, che forse non è lontano, sembrerebbe, da dove si trova attualmente il Palazzo di Giustizia di Israele. Lo stesso in cui nel 1963 fu giudicato e condannato Adolf Eichmann. Ecco, quindi per testimoniare la verità, Gesù deve affermare e nello stesso tempo smentire il suo regno, che non è di questo mondo, e tuttavia, come dice vicinissimo, anzi a portata di mano. Dal punto di vista del diritto, la sua testimonianza non può che fallire e finisce infatti in una farsa, no? Corona di spine, il manto di porpora, una canna come scelto. Quindi Gesù, che è venuto non a giudicare il mondo ma a salvarlo, si trova, forse proprio per questo, a dover rispondere in un processo, a sottostare a un giudizio che però il suo alter ego, Pilato, non pronuncerà, non può pronunciare. Giustizia e salvezza non possono essere conciliate. Tornano ogni volta, almeno così mi sembra, a escludersi a scelta. Anche se insieme si chiamano a vicenda. Per questo nel pavimento di pietra di Gioia Ebraico Gabbana né il giudizio né la salvezza hanno luogo. Essi finiscono in un comune, indeciso e indecidibile non vivente. L'ordine giuridico non si lascia iscrivere così facilmente nell'ordine della salvezza come pensavano i padri, e questo è il quello. Pilato, con la sua irresolutezza, come il sovrano barocco, secondo bene, non è incapace di decidere, ha diviso per sempre i due ordini, o quantomeno ha reso insondabile la loro relazione. In questo modo, in un certo senso, non pronunciando una crisis, ha condannato l'umanità a una crisis incessante, incessante perché non può mai essere decisa una volta per tutte. Vi avevo detto per concludere che sarei tornato sulla parola crisis, giudizio in greco. Mi sembra infatti che il processo di Gesù, almeno come lo è costruito, come processo senza giudizio, senza crisis, contenga in qualche modo un'allegoria del nostro tempo. L'insolvibilità, implicita in questo scontro fra i due mondi, fra Pilato e Gesù, si attesta in un certo modo nelle due idee chiavi della modernità.
Da una parte che la storia sia un processo infinito, no? La nostra concezione della storia è un processo infinito, e dall'altra che questo processo, in quanto non si conclude in un giudizio una volta per tutte, sia in stato di crisi permanente. Da quando la Chiesa ha chiuso lo sportello scatologico, sapete che la Chiesa non ama più parlare della fine dei tempi né del giudizio universale. Il termine crisi, spostato dal suo luogo di giudizio finale, riappare oggi in forme patologiche, in ogni ambito, innanzitutto, come sapete bene, ma come strumento di governo. Come sapete bene che oggi la parola crisi non è un concetto, è soltanto uno strumento di governo per imporre alla gente misure che non c'è nessuna ragione di accettare. Ecco, in questo spostamento il termine diventa appunto una parola d'ordine, perde il suo significato proprio. Fare qualche considerazione su qual era questo significato proprio. Nel termine crisis, a parte la tradizione giuridica di cui ho parlato, convergono due grandi tradizioni, una medica e una teologica. Nella medicina antica, crisis designa il momento in cui il medico deve giudicare se il paziente sopravviverà o no. Questo è il momento della crisi, anzi nel termine, nella terminologia della medicina antica, è il giorno decisivo, dies decretore, il giorno decisivo. E quindi questo è un giudizio decisivo legato a un momento, però, vedete, legato a un momento preciso nel percorso della malattia. L'altra tradizione, quella teologica, crisis, come forse sapete, no? È il termine greco nel Nuovo Testamento per il giudizio finale. La novità anche qui, però, il giudizio finale è legato a un momento, l'ultimo giorno, novissima dies. Quindi vedete che nella tradizione che converge nel significato della parola crisi, il giudizio che è in questione è sempre legato a un momento ed è un giudizio che si prende una volta per tutte. Non che sia il giudizio del medico sulla sopravvivenza o del paziente o il giudizio finale. Oggi invece la crisi è stata separata dal suo giorno decisivo e trasformata in una condizione permanente. Conseguentemente la facoltà di decidere una volta per tutte viene meno e la decisione incessante non decide propriamente di nulla. Ovvero, come è avvenuto a Pilato e come avverrà forse a noi, si rovescia improvvisamente in catastrofe. L'indeciso Pilato non fa che decidere senza decidere, il deciso Gesù non ha alcuna decisione da prendere. Grazie. Allora, abbiamo tempo un quarto d'ora se ci sono delle domande dal pubblico. Velocemente volevo solo chiedere questo, se c'è un nesso secondo lei tra la condizione di innocenza di Gesù e l'impossibilità di attuare il processo, o se è solo una questione procedurale in qualche modo. Posso accogliere magari due o tre se ci sono, quindi in un suo recente libro Il mistero del male, Benedetto XVI, che era figlio dei tempi, lei a un certo punto sostiene che vi sono nella Chiesa due elementi inconciliabili, che tuttavia non cessano di incrociarsi storicamente: l'oeconomia, l'azione salvifica di Dio nel mondo e nel tempo, e l'escatologia, la fine del mondo e del tempo. Quello che io le chiedo è questo, ma questa presenza di due elementi inconciliabili, quando lei parla di Chiesa in senso
assoluto, cioè tutte le chiese cristiane comunque siano, cioè nel senso ontologico quasi, la Chiesa non può che essere così. E quindi in questo senso, come giudica per esempio le esegesi di Bultmann del Vangelo di Giovanni, quando criticata aspramente da Ratzinger, da Benedetto XVI nella sua vita di Gesù, che invece sostiene che la Chiesa intanto è Chiesa in quanto è soltanto escatologica. Dunque, la prima domanda, dal punto di vista giuridico, Gesù è accusato dai Sanedrini, non Pilato, di un delitto che rimanda probabilmente a Levitico, cioè appunto in fondo di essersi proclamato Messia, cioè re dei giudei. Ma questa è l'accusa che gli fanno. Quindi diciamo l'accusa in un certo senso per i Sanedrini era fondata. E per un romano questa accusa per il giudice romano in un certo senso non significa nulla, ma evidentemente appunto viene la pressione che fanno, che forse convince Pilato, che però non giudica, io su questo ci insisto molto, dato che lui in realtà non pronuncia un giudizio su questo, né sul fatto se lui è che questo fatto potrebbe mettere in questione il potere di Cesare, no? Un re, ma c'è un re, no? C'è, siete presente, la Giudea in quel momento è un luogo di lotte continua, no? Pilato, noi non sappiamo quasi nulla se non che era un ferocissimo repressore che aveva ucciso l'ebreo ogni volta che aveva provato a ribellarsi. Quindi diciamo, il fondamento di legale c'è per il processo. La cosa strana è che Pilato continua a dire che è innocente fino alla fine, quindi non si capisce questo consegnare, se non appunto come alcuni teologi dicono perché avviene questo, perché Pilato in realtà è un esecutore del Nuovo Testamento, nel piano divino Gesù doveva essere crocifisso, quindi tanto Giuda che lo consegna e lo capisce, tanto Pilato che lo condanna, non fanno che seguire in fondo, di agire come esecutori del piano divino. E io credo che questo stona un po' quel personaggio di Pilato che sembra invece, mentre Giuda fa quello che deve fare e basta, Pilato non si capisce che cosa fa, Pilato agisce come un uomo in carne e ossa, sapeva. E la moglie che dice, infatti vedete presente che Pilato è stato santificato nella chiesa copta, siccome c'è tutta una leggenda di Pilato che invece era clemente, alla fine diventa santo. La domanda è più seria, no? Io continuo a pensare che ci sono questi due elementi opposti. E ovviamente mi riferivo alle ricostruzioni che ho fatto, sono sempre appunto alla storia della teologia, a partire dai padri fino alla scolastica, in cui si disegna questo problema della concordia divina, cioè del governo divino del mondo per la salvezza. E da sempre naturalmente c'è il motivo escatologico della fine. Quello che è vero, sembra che almeno nella Chiesa cattolica questo motivo scatologico sia sempre più sfumato. Tant'è che un teologo ha potuto dire la Chiesa ha chiuso lo sportello scatologico, non si parla più di fine del mondo. E curiosamente di fine del mondo cominciano a parlare gli scienziati, i casati, il mondo finirà, i preti non dicono più niente, e siamo bombardati, la crisi, quando la si toglie dal suo luogo, riappare in altri luoghi. Diventa la parola d'ordine dei politici per governarci, la parola d'ordine degli scienziati per disegnare il futuro del pianeta. Cioè. No, è vero che la teologia non solo anche parte, non solo Bultmann, ma la teologia protestante ha molto insistito sull'escatologia, almeno queste grandi figure di teologi. Non so però se nella prassi, non mi risulta purtroppo che invece nella prassi poi della Chiesa, delle Chiese protestanti, sia veramente vivo questo motivo, non saprei dirlo, ma temo che anche lì nella prassi è un po' dimenticato. Però è vero che queste grandi figure c'è. Però sono contraddittorie se ci pensate a un certo punto. Uno è Dio governa il mondo economicamente verso la salvezza, e l'altro c'è questo motivo della fine, la fine che i primi padri si aspettavano imminente. Il punto che ogni istante può diventare nell'atto di fede il momento della fine, questo è il senso. Sì, anche come è stato ripreso da Benny, no? Ogni
momento è il momento del giudizio universale, secondo me così va letta. Scusi, la crisi vista come opportunità, a differenza del modo greco che crino e giudizio, dicono che lo stesso ideogramma in Cina significa crisi, ma anche opportunità, cioè difficoltà, giudizio da dare, ma anche un'opportunità perché il mondo cambia. Per quanto riguarda il piano di salvezza, attraverso Cristo, Giuna diventa importante sul piano trascendentale, sempre riguardando l'onniscienza di Dio, cioè Giuda fa quello perché è Dio che lo manda, è questo un fatto politico. Due domande. Non sapevo questa cosa del cinese, mi pare interessante perché la mia convinzione oggi è che questo concetto di crisi che viene usato come una parola d'ordine che non decide nulla, no? Che decide continuamente, che toglie la possibilità anzi di un giudizio una volta per tutte, andrebbe rovesciato appunto in questo, dice no, l'opportunità si deve poter giudicare una volta per tutte, è vero che c'è questa crisi permanente. Il concetto di crisi permanente, come lo stato d'eccezione permanente, è una cosa totalmente oppressiva e inconciliabile con la democrazia. Se si vive in stato di crisi permanente non ci può essere democrazia, non ci può essere. Quindi il teologo protestante dice Giuda in realtà è un esecutore del Nuovo Testamento, non fa che seguire la sua parte. Questo è confermato perché Gesù, Giovanni a un certo punto dice quello che devi fare fallo subito, fallo presto. E non lo dice appunto, c'è una differenza con Pilato, perché mentre a Giuda gli dice quello che devi fare fallo presto, quindi è il tuo compito quasi, no? Pilato invece è anomalo, invece di fare dilata, cioè nessun episodio è così lungo nel Vangelo di Giovanni, no? Però queste sette lunghissime scene, queste sei ore sono riportate perché Pilato non è un esecutore, sembra un essere umano come nostra che non fa che cambiare idea, insomma non fa il suo ruolo di esecutore come Giuda fa, per questo lo trovo anche molto interessante, no? È veramente un personaggio in carne. Non è un'ombra, un nome che serve solo a eseguire la sentenza. E poi non la pronuncia la sentenza, si limita a consegnare ai sedetti di Gesù. Scusate il ruolo, ma dobbiamo chiudere e ringrazio.